Buonasera a tutte e a tutti. Questa sera siamo collegati per assistere al settimo incontro del progetto Acqua e Territorio di fronte al cambiamento climatico. Questo progetto è un progetto finanziato dalla Regione Piemonte a fronte di una presentazione di candidatura da parte di alcuni enti, tra i quali capofila la città metropolitana di Torino, sia con la parte risorse idriche e tutela dell'ambiente, sia con la parte politiche giovanili, da ANCI Piemonte, da AMCI, UNCEM e dai comuni di Avigliana, Lanzo, Piverone, Rivalta, Vigone, Villar Pellice e Volvera, che rappresentano i rispettivi bacini dei contratti di fiume e di lago che li interessano. Questo progetto fa parte appunto di un programma un po' più ampio che Città Metropolitana da tempo porta avanti per avviare una formazione specifica, soprattutto in campo ambientale, per le amministrazioni comunali e per gli enti locali. In questo caso la formazione è destinata ai giovani amministratori, inteso come giovani in età e come giovani di carica. Naturalmente l'incontro è aperto anche agli amministratori che non hanno queste caratteristiche, in quanto presentandolo in questa forma di webinar, fortunatamente possiamo accogliere molte più partecipanti. Questa sera, Anna Paschero, revisore dei conti degli enti locali, ci parlerà, di un argomento fondamentale. Per chi, diciamo, deve presidiare un ente come il comune e che si intitola Dal programma elettorale del sindaco al bilancio sociale di mandato. Ringrazio intanto tutto lo staff che permette la realizzazione di questi webinar che saranno organizzati ancora, come già viene fatto da un po' di tempo, tutti i giovedì più o meno a quest'ora. Fino a ottobre e che affronteranno vari argomenti, sia diciamo più amministrativi e sia più prettamente ambientali. In ogni caso, anche quelli amministrativi hanno sempre un legame, diciamo, con la tutela dell'ambiente e con la gestione del territorio degli enti. Lo staff di cui dicevo prima è composto dalle colleghe della città metropolitana, Emanuela Sarzotti, Claudia Rossato, Nona Tognoni ed Enrica Gaggero, e dalla dottoressa Laura Graziano di ANCI Piemonte, che a breve prenderà la parola per la gestione vera e propria dell'incontro di questa sera. Anticipo soltanto che la prossima settimana, quindi il prossimo incontro del 2 luglio alle ore 18, avrà invece un taglio di nuovo più tecnico e parlerà del piano di assetto idrogeologico e del piano di gestione del rischio alluvioni e delle ricadute sugli enti locali, in particolare di questi piani. Quindi un tema decisamente attuale, decisamente applicativo. Sarà tenuto dal geologo dottor Gabriele Papa, che è nostro collega della città metropolitana. Ringrazio ancora tutte e tutti per la partecipazione e vi lascio a Lara Graziano che vi presenterà l'incontro di questa sera. Grazie. Grazie Gianna. Io sono Lara Graziano della segreteria di ANCI Piemonte e con le colleghe di Città Metropolitana di Torino siamo a disposizione per le domande che potete effettuare utilizzando il box domande presente sui vostri dispositivi. Le domande tecniche cercheranno di avere un riscontro immediato, quindi cercheremo di rispondervi subito, mentre le domande nel merito dell'intervento saranno raccolte e troveranno poi risposta a fine dell'intervento della dottoressa Paschero. Se volete fare domande, potete anche prenotarvi con l'alzata di mano virtuale. Dovreste avere sul vostro dispositivo una manina per prenotare questa alzata di mano virtuale e gli organizzatori vi potranno abilitare poi a fine relazione con l'attivazione del microfono per un intervento a voce. Vi ricordo che la sessione è registrata e che troverete appunto le slide e la registrazione sul sito di Città Metropolitana di Torino e sul sito di ANCI Piemonte.
Anticipo anche che per quanto riguarda il seminario residenziale che era insomma, per cui vi abbiamo sottoposto un questionario, in base alle risposte ottenute, in base alle preferenze, si è concordato di posticiparlo nel mese di ottobre. Quindi a questo punto direi che possiamo iniziare la lezione di oggi. Riprendiamo oggi appunto la questione del bilancio già trattata con il dottor Daniele Lanza, che trovate online in caso vogliate recuperare l'incontro. Io vi auguro un buon ascolto e lascio la parola alla dottoressa Anna Paschero. Allora inizio, intanto saluto tutti i partecipanti, sono molto contenta di fare questo incontro con voi, spero che ne trarrete qualche conoscenza in più. Io ho fatto l'amministratore in tutto per 20 anni in due enti diversi, quindi sono un tecnico, ma ho anche questa, diciamo, giacca dell'amministratore comunale, che mi è servita molto anche nel mio lavoro di funzionario tecnico alla provincia di Torino e alla regione Piemonte. Allora, io ho voluto dare questo titolo perché l'argomento di oggi è un argomento molto importante, perché voglio illustrare uno dei principi fondamentali del nuovo ordinamento degli enti locali, ovvero il principio della programmazione, le cui fonti normative risiedono nel testo unico degli enti locali 267-2000 e nel decreto legislativo 118-2011 che vige dal 2014, ovvero l'armonizzazione dei sistemi di bilancio, che è contenuto nell'allegato 4.1 del decreto legislativo 118. Cosa c'entra la programmazione col programma elettorale? C'entra perché il programma elettorale è il primo, diciamo, tassello della programmazione di bilancio. E il bilancio sociale invece rappresenta l'ultimo tassello di quello che è tutto il processo, no? Di gestione delle politiche pubbliche. Allora, vediamo un momento il contesto, no? Il contesto in cui gli amministratori locali si trovano a operare. Intanto c'è un cambio della governance ogni 5 anni, ovvero noi pensiamo a un'azienda, a un'impresa qualunque, magari la Fiat o altre grosse aziende, perché in genere un'amministrazione comunale rappresenta una delle aziende principali del territorio, dove ogni 5 anni cambiano i vertici. Quindi questo è un aspetto che non è trascurabile. E poi la difficoltà per chi si candida diciamo, a governare un'amministrazione pubblica, conoscere il vero stato di salute dell'ente che si va a governare, no? Oggi abbiamo il bilancio di fine e inizio mandato che ci danno qualche informazione, ma sono informazioni di carattere squisitamente, diciamo, economiche, finanziarie, no? Sappiamo poco di quello che, è in corso, che si sta facendo o che non è stato fatto. Leggi incompiute. Abbiamo molte leggi che aspettano ancora oggi, dei decreti attuativi. E in genere la qualità della legislazione nazionale, ma anche regionale, non è buona. Quindi la difficoltà è quella anche di interpretare le leggi, e applicarle anche se non ci sono, le regole che ne danno attuazione. L'incertezza sul mantenimento, sull'acquisizione delle risorse. Tutti gli anni c'è una legge di bilancio dove vengono fissati dei limiti alle spese. Ci dicono quanti soldi avrà il comune per quell'anno, quanti, diciamo, dipendenti possono essere assunti o sostituiti, no? E anche, diciamo, regole che impongono dei limiti per il rispetto, voi sapete, anche dei parametri di massimo. Continue modifiche di norme e regole. Diciamo che negli ultimi 20 anni è successo di tutto.
sono state cambiate le regole elettorali, sono stati cambiati tutti i principali, diciamo, le regole contabili, le regole amministrative, il decentramento delle funzioni, l'ingresso dell'euro nell'ordinamento istituzionale. Quindi difficoltà che appunto sono evidenti quando si deve nuovamente diciamo, trasformare l'ente in base a queste nuove norme. Adempimenti molto complessi, formali, a volte sono anche inutili perché sono duplicazioni, quindi spesso si lavora molto per rispettare gli adempimenti e si perde di vista quello che si deve fare. E poi amministratori eletti e non eletti che non sono sempre preparati all'altezza della situazione, perché ci si trova effettivamente a diciamo, svolgere un'attività senza conoscere e anche con tutta la buona volontà diventa difficile a volte assumere delle decisioni. E ancora funzionari e dirigenti che sono stati privati della necessaria formazione negli ultimi anni. Pensate, le spese per la formazione dei dirigenti a fronte dei cambiamenti che ho citato è stata quella del 50% rispetto a un parametro di una decina di anni prima. Quindi anche i funzionari dirigenti talvolta si trovano impreparati ad affrontare le novità e le maggiori complessità. Quindi questo è lo scenario in cui gli amministratori devono programmare le politiche pubbliche. Ricordo che il principio della programmazione è un principio base, perché senza programmazione non ci può essere bilancio, non ci può essere attività. Quindi programmare le politiche pubbliche, definirne i tempi, soprattutto le modalità dettate dalle leggi nazionali, no? Il coordinamento anche con gli enti sovraordinati, rispettare i limiti di spesa, a prescindere dalle effettive situazioni in cui si trovano gli enti, e amministrare con la cura e l'attenzione del buon padre di famiglia, indirizzando e controllando l'attività che gestisce ovviamente la tecnostruttura, perché c'è una separazione importante di competenze. Gli amministratori hanno poteri di indirizzo e di controllo e quindi esprimono questi poteri con deliberazioni di giunta e di consiglio. E la tecnostruttura hanno poteri gestionali, quindi esprimono la loro attività con determinazioni dirigenziali. Quindi c'è un limite abbastanza ben definito tra quelli che sono le competenze degli uni e degli altri. E gli amministratori devono controllare l'operato della tecnostruttura. Quindi per controllare che cosa si fa, bisogna acquisire conoscenze anche tecniche e avere anche competenze complesse, in ragione appunto di quanto dicevo prima, quindi continua evoluzione normativa e regole a cui sono sottoposti gli enti locali. Quindi vediamo qual è il punto di partenza della programmazione, ovvero di tutto il processo che consente di decidere le politiche di un ente locale, quindi le politiche di entrata e di spesa. Nel momento in cui viene depositata la candidatura del sindaco, deve essere depositato anche un programma elettorale. È obbligatorio, quindi il sindaco si candida per svolgere un programma che definisce degli impegni che si assume nei confronti, della comunità. Questo programma elettorale viene tradotto in linee programmatiche ed è la prima riunione del Consiglio Comunale che approva. Approva o discute, non è ben chiaro se alla fine ci deve essere un voto o se ci deve essere una discussione. Le linee programmatiche semplicemente sono la traduzione del programma elettorale che viene mediata anche con la, diciamo, capacità dell'ente di poter realizzare questo programma. E dopo la definizione delle linee programmatiche, che sono, diciamo, la tabella di marcia dell'ente, deve essere redatto un documento che si chiama DUP, l'acronimo, ma è il documento unico di programmazione, da cui poi discendono tutti i documenti,
di programmazione annuale e pluriennale anche di carattere operativo. Quindi, che cosa sono i bilanci? Innanzitutto, se non si fa questo documento unico di programmazione, non si può fare il bilancio, no? Non si può fare il programma delle opere pubbliche, non si può fare il programma dell'assunzione del personale. E chi è che fa tutta, diciamo, questo, chi predispone questa documentazione? Sono i responsabili che sono posti a capo di strutture organizzative che devono realizzare attività con cui conseguono obiettivi che vengono poi tradotti ancora in risultati e che devono essere misurati. La misurazione dei risultati è un aspetto fondamentale perché alla fine del processo di programmazione iniziale e della gestione è necessario dare conto di quello che è stato fatto, in che modo? Attraverso indicatori, no? Di efficienza, di economicità, di efficacia e di qualità. Quindi questo, diciamo, in sintesi, riassume, diciamo, tutto il percorso di cui noi andiamo a parlare oggi. E in questo processo il bilancio nelle sue diverse versioni, quindi abbiamo un bilancio preventivo, quindi programmatico, che è il bilancio previsionale annuale pluriennale, consuntivo, che alla fine di ogni anno rappresenta i risultati che sono stati realizzati, e poi c'è ancora un bilancio consolidato, che è il bilancio dell'ente, che aggrega anche i bilanci di tutte le aziende e i soggetti che sono partecipati o controllati dall'ente medesimo. Quindi una volta si diceva che il bilancio è un documento contabile. È ancora un documento contabile perché esprime dei valori, ma come tale assume una grande valenza politica perché deve dare conto alla comunità di come gli obiettivi che erano stati scritti, individuati dal programma elettorale del sindaco, alla fine si sono realizzati o meno. E vediamo anche, questo fa parte un po' della mia esperienza personale, no? Che in genere il bilancio viene sempre visto come un limite, no? Agli amministratori non piace molto il bilancio perché rappresenta un po' un freno, no? Un freno perché lo conosciamo poco, perché è un documento molto tecnico, è complicato, è difficile anche da leggere. Io penso che la lezione, sicuramente, che vi ha fatto il dottor Lanza, vi ha aiutato a comprendere anche meglio questo documento, però non è facile neanche da leggere, anche agli addetti ai lavori, anche a chi lavora nei settori che il bilancio, nei quali il bilancio viene utilizzato poco, hanno difficoltà e quindi si rivolgono spesso al ragioniere, no? Per farsi aiutare. E gli amministratori lo vedono un po' negativamente perché rappresenta sempre un vincolo, no? Un limite alle scelte politiche. Si vorrebbe fare molto di più di quello che in genere si scrive. E poi di che cosa si preoccupano gli amministratori? Prevedere spese che hanno maggior rilievo politico e anche consenso, no? Acquisire la copertura finanziaria del ragioniere capo, approvare il bilancio nei tempi previsti per non cadere nelle sanzioni. Invece il bilancio deve essere visto invece come motore, come uno strumento per attuare le politiche programmate, quindi come insieme di decisioni che impegnano gli organi politici. E poi come diciamo che riflette le decisioni sull'andamento della gestione anche di lungo periodo, perché adesso abbiamo un bilancio che ha una valenza triennale, no? Perché la programmazione richiede che non ci si fermi ad assumere decisioni il primo anno, ma bisogna anche guardare oltre anche per capire e per valutare quelli che sono gli effetti delle decisioni che abbiamo assunto. Dicevo prima, la relazione di inizio e di fine mandato, che cos'è? Questa è stata introdotta nel 2011, dispone praticamente che per garantire il coordinamento della finanza pubblica i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato. Quindi
è uno schema già prefissato, non, diciamo che è come un modello da compilare, e questa relazione è volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la situazione dell'indebitamento dell'ente. Però non ci dà altre informazioni, ci dice solo che se l'ente è in buona salute, no? E se ha molti debiti o se non ne ha. Quindi questi sono due aspetti molto di carattere esclusivamente finanziario. E poi la relazione di fine mandato, che è stata sempre introdotta nel 2011, che invece esplicita più informazioni, ad esempio il sistema dei controlli interni, se la Corte dei Conti ha fatto dei rilievi durante i 5 anni. Che cosa ha fatto l'ente per rispettare i saldi di finanza pubblica, i fabbisogni standard che purtroppo sono ancora, diciamo, poco utilizzati, la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando quella degli enti, quindi delle società partecipate e controllate dall'ente, e poi il contenimento della spesa. Pensate che oggi sono stati aboliti alcuni limiti alle spese, come quella appunto della formazione che citavo prima, ma annualmente veniva redatto un decalogo con tutti i limiti, no? Ad esempio, non si possono acquistare autovetture, non si possono sostenere spese di missione, non si può, il limite all'assunzione di personale, no? Quindi il rinnovo del turnover al 25%, quindi si assume una persona ogni 4 che cessano dal servizio e via così dicendo, no? E poi anche qui la quantificazione della misura dell'indebitamento dell'ente. L'indebitamento è un'informazione ricorrente perché, come voi sapete, il nostro paese è al terzo posto a livello mondiale per il debito pubblico ed è questo un grave problema che soprattutto si riflette sulla vostra generazione, sui giovani. Cioè, questo è il debito che hanno creato i vostri padri, i vostri nonni, ed è il debito che dovrete onorare voi, giovani, no? E quindi è un argomento che mi piacerebbe poi magari trattare con voi una volta che magari sia possibile farlo. E vediamo il processo più diciamo nel dettaglio di bilancio degli enti locali, quindi a livello di programmazione di mandato, le abbiamo già citate, le linee programmatiche e il DUP, che deve essere approvato entro il 31 luglio, e deve essere poi aggiornato entro il 15 novembre in concomitanza con la presentazione del bilancio di previsione per l'anno successivo. In questa slide sono indicate le fonti normative. Quindi è un documento di programmazione generale che dà attuazione alle linee programmatiche. Attenzione che questo documento deve essere assolutamente coerente con le linee programmatiche. Queste indicazioni approvate dal Consiglio devono trovare coerenza nel documento unico di programmazione. Tanto è che le deliberazioni che non fossero coerenti con il documento unico di programmazione non sono ammissibili. E non sono, no, non possono essere, diciamo, applicate. Ad esempio, questo aspetto viene controllato, da parte del collegio sindacale che in occasione di tutte le variazioni al bilancio, quindi variazioni finanziarie, deve, certificare la coerenza delle variazioni con i documenti di programmazione, quindi a partire dal DUP. E poi questo documento deve anche ovviamente riflettere quello che è il programma triennale dei lavori pubblici, quindi integra tutti gli aspetti della programmazione,
il fabbisogno di personale, il piano di acquisizione di beni e servizi. Quindi questo documento costituisce, sempre nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. A livello di previsione abbiamo il bilancio finanziario di previsione che ha una valenza triennale, che viene approvato entro il 31 dicembre, fatte salve eventuali proroghe di legge. Quest'anno, a causa del Covid-19, il bilancio è stato posticipato al 31 luglio. E poi ancora il piano esecutivo di gestione, che viene definito con l'acronimo PEG, da approvare dalla giunta comunale entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio da parte del consiglio. Il piano esecutivo di gestione è un documento molto più leggibile del bilancio finanziario, perché il bilancio finanziario di previsione viene presentato per macro aggregati, diciamo per fattori produttivi, articolato in missioni e programmi, da cui chi legge evince poco quello che l'amministrazione dovrà fare, no? Mentre invece il piano esecutivo di gestione esplicita proprio le varie attività, il personale che viene anche dedicato allo svolgimento di quelle attività e le risorse dettagliate per ogni attività. Quindi è fondamentale. E poi abbiamo ancora il piano degli indicatori di bilancio che definiscono quali sono, gli indicatori da utilizzare per verificare, no, se gli obiettivi che sono inseriti, gli obiettivi gestionali che sono inseriti nel PEG sono stati o meno raggiunti, anche perché il raggiungimento degli obiettivi del PEG è l'elemento che consente di andare a distribuire i premi di produttività ai dipendenti, quindi il cosiddetto salario accessorio. Quindi è fondamentale. Le principali caratteristiche del bilancio pubblico sono queste, ne ho indicate diciamo quattro. La prima, che la gestione delle risorse pubbliche, a differenza di quella privata, richiede di essere sottoposta a controlli, controlli anche vincoli. Controlli perché le risorse sono quelle della comunità, sono di noi tutti, no? Quindi nell'impresa privata l'imprenditore delle sue risorse ne fa quello che vuole, invece qui non è possibile. Il coordinamento della finanza pubblica è oggi materia di competenza esclusiva dello Stato, prima era materia concorrente Stato-Regioni. Quindi il coordinamento della finanza pubblica è definito dallo Stato con la legge di bilancio annuale. I vincoli discendono dagli impegni che l'Italia si è assunta a livello europeo, col patto di stabilità e di crescita e con due trattati intergovernativi, quello del MES di cui si sente parlare molto in questi giorni e quello del Fiscal Compact che sono del 2012. Questi trattati sono tuttora vigenti. Questi trattati sono importantissimi. Pensate che l'Italia contribuisce al MES, al Meccanismo Europeo di Stabilità, con 125 miliardi. Cioè sono soldi che l'Italia presta al MES, il MES è come una banca che presta poi i soldi agli altri stati, no? E quindi l'Italia è il terzo paese contributore, no? Pensate, e quindi la sottoscrizione di questo trattato ha impegnato fortemente il nostro paese. E questi vincoli sono stati poi formalizzati con la modifica del bilancio del titolo quinto della Costituzione, la legge 1, che ha istituito il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio è stato istituito, ovviamente la legge è di rango costituzionale, no? Che ne ha poi dato attuazione sempre nello stesso anno, nel 2012. Il pareggio di bilancio è un principio che permette di non aumentare il debito pubblico, perché il debito pubblico aumenta quando il bilancio non è in pareggio e quando lo Stato si deve indebitare per fare le proprie spese. Quindi tutti questi vincoli condizionano alla base le politiche anche di bilancio degli enti locali, perché gli enti locali fanno parte del contesto della pubblica amministrazione, no?
E quindi nel debito nazionale c'è anche il debito degli enti locali. I controlli sono quelli che il Consiglio Comunale deve esercitare. Il Consiglio Comunale ha una funzione di controllo politico sul buon uso delle risorse e anche sull'attuazione del programma politico-amministrativo. Quindi i consiglieri, se vedono che c'è una deviazione o uno scostamento tra quello che era il programma iniziale, no? Le politiche che si era deciso di fare, e devono assolutamente intervenire. E poi c'è un controllo tecnico che viene effettuato dai revisori, che risponde direttamente, i revisori rispondono direttamente alla Corte dei Conti, no? Del loro operato, quindi sono un po' come la lunga mano della Corte dei Conti sul comune. Pensate che quando io ho cominciato a lavorare, sono un po' vecchietta, nel 70, nel 76, i revisori erano dei consiglieri, cioè i revisori dei conti del comune erano nominati tra i consiglieri, che ovviamente non tutti potevano avere anche le competenze e la conoscenza di un bilancio per poter fare appieno questo lavoro. E poi questa modalità è stata modificata, adesso c'è un albo presso il Ministero dell'Interno dove i revisori sono iscritti e devono avere ovviamente delle competenze e determinate caratteristiche. Poi c'è il controllo della Corte dei Conti, il Ministero dell'Economia e Finanza attraverso la Ragioneria Generale dello Stato e anche il Ministero dell'Interno esercitano altri controlli. E poi, attenzione, il controllo deve poter essere esercitato anche dai cittadini. Infatti i principi della trasparenza sono proprio quelli che hanno messo in atto quello di cui parliamo anche in questo incontro, delle modalità comunicative che permettono ai cittadini di capire che cosa sta facendo l'amministrazione, no? Quali sono le scelte fatte, dove vengono allocati i soldi che sono sempre dei cittadini, perché anche quelli che arrivano dallo Stato sono sempre dei cittadini, no? E poi capire come gli impegni vengono attuati. Ecco, l'ho citato prima, il piano esecutivo di gestione delle performance, il PEG, collega gli obiettivi strategici che vengono declinati in obiettivi operativi esecutivi e la struttura organizzativa dell'ente. Quindi è proprio l'anello di congiunzione tra la politica e la tecnostruttura. La politica definisce obiettivi strategici, questi vengono declinati in obiettivi operativi e vengono un po' come passare il testimone, no? Dall'amministratore al funzionario. Alla tecnostruttura sono assegnate le risorse finanziarie e umane che devono essere sufficienti a raggiungere questi obiettivi, perché se non sono sufficienti la tecnostruttura lo deve dire, direi io non posso accettare questo obiettivo perché non ho i soldi sufficienti, non ho il personale sufficiente per poterlo svolgere. E anche nel PEG sono individuati gli indicatori di risultati e quindi è l'anello terminale del processo di programmazione. Vedete che io ho inserito in tutte queste slide anche il riferimento del testo unico in modo che possiate, diciamo, leggere bene. Poi abbiamo la gestione. La gestione, ci sono degli atti che sono fondamentali. L'assestamento di bilancio, che è quello che si deve fare entro il 31 luglio di ogni anno, che consente di salvaguardare gli equilibri, no? Capire. E quest'anno penso che il 2020 sarà un anno molto difficile per garantire gli equilibri di bilancio, perché nonostante l'intervento dello Stato, gli enti locali perderanno molte risorse, intanto il gettito fiscale, dell'addizionale, perché l'attività è stata ferma 3 mesi e diciamo che la ricchezza del paese è diminuita e moltissimi cittadini non hanno lavorato e quindi il gettito fiscale sarà molto più basso. Le variazioni al bilancio che devono essere approvate entro il 30 novembre di ogni anno da parte del Consiglio Comunale, ci sono anche delle variazioni che competono alla Giunta e ai dirigenti. E
E poi abbiamo un sistema di contabilità economico-patrimoniale che affianca la tradizionale contabilità finanziaria. La contabilità finanziaria è il sistema principale di gestione delle risorse degli enti locali. La contabilità economico-patrimoniale fornisce delle informazioni aggiuntive, quindi viene affiancata alla contabilità finanziaria. Poi abbiamo il controllo strategico. Che cos'è il controllo strategico? È quella modalità che verifica lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio. Quindi deve essere, diciamo, definito con metodologie che non sono fissate per legge, ma che devono essere capaci di rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, no? Quindi riguarda sia gli aspetti economico-finanziari, sia i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, e sia la qualità dei servizi erogati e anche, soprattutto, dico io, gli aspetti socio-economici, perché al di là di rilevare le risultanze monetarie, è importante e fondamentale, visto che l'ente locale, i comuni non sono imprese, non hanno fini di lucro, ma devono appunto sostenere i servizi per la comunità, valutare gli aspetti socio-economici. Quindi il controllo strategico è posto sotto la direzione del direttore generale dove c'è o del segretario comunale e diciamo è importante leggere questi rapporti periodici che vengono forniti, no? Per capire come si sta andando, dove si sta andando. Le linee programmatiche e gli obiettivi strategici devono affiancare la classificazione univoca per missioni e programmi prevista per tutto il settore della pubblica amministrazione. Sicuramente il dottor Lanza vi ha spiegato che il bilancio è organizzato in missioni e programmi e queste missioni e programmi sono uguali per tutti gli enti pubblici, a partire dallo Stato e fino ad arrivare al comune piccolissimo. Perché questo? Perché la spesa così organizzata consente di avere di consolidare i conti a livello nazionale, di capire a livello nazionale quanto si spende per le singole missioni, istruzione pubblica, sport, turismo, politiche dei giovani, vediamo anche in particolare questa, no? E quindi non è detto che nel programma del sindaco, nelle linee programmatiche, nel DUP ci sia la stessa identica articolazione, per cui la riclassificazione delle spese nelle linee programmatiche e negli obiettivi strategici deve essere incardinata poi nelle missioni e programmi. Io vi faccio vedere un piccolo esempio di come che è stato fatto a Chieri, il comune dove ho svolto 5 anni di amministrazione, ho finito l'anno scorso. È un esempio, ma serve per capire e per, diciamo, anche organizzare una modalità di, come si dice, di rappresentazione ai cittadini, no, di quello che si è fatto. Allora, le linee programmatiche, vedete, ricorrente Chieri, Chieri Beni Comuni, Capofila, Chieri Giusta, Chieri Innovativa, sono stati, ogni linea programmatica, sono stati individuati degli obiettivi strategici e questi obiettivi sono stati incardinati, no, collegati alla missione, che è quella, diciamo, che, è uguale per tutta la pubblica amministrazione, no? Quindi perché? Perché comunque ogni amministrazione ha le sue caratteristiche, no? Non è detto che tutte le missioni in generale contengano delle spese, ci sono dei comuni dove magari non si affrontano spese per politiche giovanili, sport e tempo libero. Ecco, vedete qui un aspetto che poi è interessante perché mi rivolgo appunto ai giovani, no? A livello nazionale le politiche giovanili sono insieme allo sport e al tempo libero, no? Come se lo sport e il tempo libero fosse l'unico, diciamo, l'unica occupazione, l'unico aspetto che interessa i giovani. In realtà sappiamo benissimo che non è così. I giovani hanno bisogno di scuole che permettano di studiare e che siano sicure.
hanno bisogno di lavorare, no? Di lavoro. E quindi io trovo abbastanza limitativo che i giovani siano qui in questo, diciamo, in questa missione, no? E non più in generale in tutte le attività che riguardano le politiche pubbliche. Infatti io ho aggiunto qua giovani, no? Perché qui ho voluto mettere anche tutte le altre attività che il comune svolge a favore dei giovani, delle politiche giovanili, no? Ecco, quindi questo solo per fornirvi un esempio di come tutta la spesa che è in qualche modo contenuta nelle missioni istituzionali viene invece poi suddivisa in obiettivi, scusate, in linee programmatiche e in obiettivi strategici che sono cuciti addosso al comune. E questa rappresentazione è stata poi quella usata nel bilancio sociale. Ne abbiamo fatti due, uno di metà mandato e uno di fine mandato, per comunicare appunto quello che è stato fatto. Riprendendo il processo, a livello di rendicontazione, abbiamo il rendiconto della gestione che deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in cui si è svolta la gestione. E quest'anno è stato posticipato al 30 giugno, sempre per motivi di carattere emergenziale. Allora, il bilancio sociale, che è il tema poi centrale, ho voluto fare questa premessa perché il bilancio sociale si incardina in tutti questi documenti della programmazione. È un documento facoltativo. Che può essere affiancato a rendiconto, e questo, diciamo, strumento può avere una valenza temporale diversa, può essere fatto tutti gli anni, può essere fatto a metà mandato, può essere fatto alla fine del mandato. Vedremo uno degli esempi che vi ho portato, che addirittura è un bilancio sociale di due mandati della provincia di Torino, no? Che era l'ente che preesisteva prima della città metropolitana. E perché è interessante? Perché può offrire una lettura più immediata e semplice dell'operato dell'ente, non solo attraverso i numeri. Quindi questo documento è rivolto a tutti, ai portatori di interesse, no? A tutta la comunità, ma magari ai singoli portatori di interesse, nel caso specifico, parlando di politiche di genere, alle donne, parlando di giovani, ai giovani, cioè i giovani cosa. Che hanno interesse a capire cosa è stato fatto a favore di questa fascia, no? Di età dei cittadini. E non c'è uno schema ufficiale, diciamo che l'organizzazione è lasciata alla libera iniziativa dell'amministrazione che intende realizzarlo. Quindi possiamo definirlo un documento che ha una valenza che di comunicazione e informazione sulle politiche svolte, sulla loro attinenza col programma elettorale e rappresenta i risultati ottenuti. Quindi deve dare una risposta. È stato fatto quello che si era promesso di fare e in quale modo? Ecco, questo è quello che alla fine vogliono sapere i cittadini. Quindi è anche uno strumento con cui si può costruire o ricostruire, nel caso ce ne sia bisogno, un rapporto di fiducia con interlocutori interni ed esterni ad una organizzazione. Quindi anche diciamo, sono importanti ovviamente non solo la cittadinanza, ma anche gli interlocutori interni che sono i dipendenti dell'amministrazione, che magari non sono cittadini di quell'ente, di quella città, di quel territorio, ma sono interessati, no, a verificare che le politiche dell'ente siano realizzate. Non ci sono delle leggi che lo obbligano, ma ci sono dei presupposti normativi che esistono tutti e che sono contenuti in molte norme anche emanate dalla Commissione europea, cioè tutte le norme che riguardano, ad esempio, la trasparenza, no? Andando
al testo unico 267 del 2000, l'articolo 6 dice che lo statuto stabilisce i criteri della partecipazione popolare, quindi se noi vogliamo che i cittadini partecipino, dobbiamo dare ai cittadini l'accesso alle informazioni, ai procedimenti, no? L'articolo 8 del testo unico descrive i modi con cui la partecipazione popolare deve essere garantita, no? E poi abbiamo la legge 241 che ha istituito gli uffici di relazioni con il pubblico, la legge 59 del 97 che i famosi decreti Bassanini che hanno diciamo perseguito l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, quindi il dovere di comunicazione. Poi la legge 150 del 2000 che disciplina l'attività di informazione e comunicazione, no? E poi abbiamo anche la governance europea del 2001 che definisce i principi di maggiore partecipazione e apertura, no? Che devono essere garantiti in tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi non c'è un obbligo, non è obbligatorio. Però è uno strumento molto importante che serve per informare i cittadini e far crescere anche la fiducia nelle istituzioni pubbliche da parte dei cittadini. Quindi dare conto di quello che è stato fatto, spiegare il senso del bilancio non solo con i numeri, illustrare il significato delle scelte adottate e anche capire gli effetti che hanno prodotto, quindi valutare la portata sociale e ambientale. Cioè chiedersi, ma le azioni che sono state avviate, che sono state realizzate, che cosa hanno cambiato, che cosa hanno portato in più, no? Quindi osservare, cercare di osservare la realtà non solo dal punto di vista dell'amministrazione, dell'ente, ma dal punto di vista del cittadino, no? Qui io ho indicato due elementi di fondo che sono due metafore che secondo me rendono bene il senso, no, del bilancio sociale, uno specchio magico e un arcobaleno vivido. Lo specchio magico è quello della strega cattiva di Biancaneve, che penso che tutti avrete conosciuto, che diciamo potrebbe servirsi di questo specchio per capire gli aspetti più nascosti del mondo, ma invece lo manda in frantumi perché le rivela una verità che non sopporta, è insopportabile, no? E invece l'arcobaleno è un fascio di luce la cui suggestione sta proprio nella varietà e nell'armonia dei colori che rappresentano la molteplicità delle visioni del mondo. Che non si escludono, ma si compongono in una conoscenza più ampia della realtà. Quindi sono due metafore, l'uso di queste metafore per definire il bilancio sociale fa diventare anche lo stesso bilancio sociale una metafora, perché rompe la codificazione del bilancio tradizionale, quello civilistico, a cui è affidato da sempre il compito di dare conto della vita di un soggetto economico. I diversi profili, chi sono gli stakeholder? Sono i portatori di interesse, cioè chi è interessato a cosa fa l'ente, l'amministrazione. Allora, ci sono sicuramente la cittadinanza in generale, no? E diciamo che sono visti in fasce che rappresentano una diversa intensità. Quindi in genere viene rappresentata in una mappa con dei cerchi concentrici al cui centro è situata l'organizzazione. Quindi la fascia più esterna comprende gli stakeholder indiretti, portatori di interessi generali che possiamo identificare con i cittadini, quella intermedia, quelli che hanno interessi di natura specifica, per esempio gli utilizzatori dei servizi a richiesta. In quella centrale che si colloca più vicino all'organizzazione ci sono quelli diretti perché hanno con l'organizzazione dell'ente dei rapporti giuridici come i dipendenti, i fornitori, le banche, no? Per esempio. Quindi
Diciamo che questo processo del bilancio sociale permette di cogliere non soltanto la dimensione economica, ma anche quella etica, quella dei valori sociali e soprattutto anche ambientali. Caratteristica del bilancio sociale è la sintesi di un processo di rendicontazione che ricostruisce una visione unitaria, dotata di senso dell'ente. E ha una valenza sia programmatica sia consuntiva. Quindi diciamo che questo ne abbiamo già parlato, può avere una valenza temporale diversa, annuale, pluriennale o addirittura di mandato. La struttura è molto semplice, intanto rappresenta l'identità dell'ente, poi c'è una parte che è dedicata alla rendicontazione economico-finanziaria di sintesi. E poi la parte più importante è proprio la rendicontazione sociale, ovvero il racconto di quello che si fa. Quindi può essere fatto per settore organizzativo, per ambito indicato nel programma di mandato. Quindi può riprendere addirittura il programma del sindaco, quello originale, gli stessi titoli. Questo è quello che, ad esempio, è stato fatto a Chieri, no? Oppure per portatori di interesse, no? Si può realizzare partendo dal punto di vista, no? Riconduciamo al concetto, alla metafora dell'arcobaleno, no? Si può anche rappresentare per donne, così è stato fatto per le donne, portatori di interesse, i giovani, gli anziani, i bambini, no? Le attività produttive e così via. Quindi la struttura è scelta da chi lo fa. Nella rendicontazione economico-finanziaria sono analizzati gli indicatori economici più rilevanti e ovviamente sempre sinteticamente, perché altrimenti sarebbe la riproposizione del rendiconto, viene individuata la natura delle risorse e la loro destinazione. Sempre negli obiettivi strategici. Ha una valenza relazionale molto importante perché consente di dialogare e confrontarsi con i cittadini sulle politiche, sulla visione dell'ente, sulla pianificazione dello sviluppo sociale. Una modalità per arrivare poi a predisporre un documento che sia veramente la sintesi delle politiche programmate, è quella di incontrare periodicamente i cittadini. Si può fare nei comuni piccoli dove magari, adesso magari non tanto in tempo di Covid, ma dove è possibile magari fare qualche riunione quando si presenta il bilancio o quando si presenta il rendiconto per spiegare ai cittadini quel documento di 70-80 pagine pieno di numeri e di colonne, che cosa alla fine ha rappresentato per la città, no? E questo è molto importante. Perché? Perché consente anche ai cittadini di partecipare, no? E di essere, diciamo, anche protagonisti, no? Di quello che l'amministrazione sta facendo. Ovviamente si integra col piano strategico, supporta la verifica della coerenza tra valori e obiettivi dichiarati e scelte risultanti e loro effetti. Questo è fondamentale. Nel bilancio sociale di Chieri, che potete andare a vedere sinteticamente sul sito web, sono stati riportati gli obiettivi indicati nel programma del sindaco, tra virgolette, e sotto, è stato scritto come questi obiettivi si sono realizzati o addirittura non realizzati, perché per evitare che il bilancio sociale sia un documento autoreferenziale, poi ognuno di noi tende, no, a valorizzare quello che è stato fatto, però bisogna cercare di essere, come si dice, obiettivi, no? È anche giusto riconoscere quali sono gli obiettivi che non si sono raggiunti e magari anche spiegare i motivi per cui non si sono raggiunti e magari dare indicazione su come diversamente, l'amministrazione, si propone di raggiungerli in un secondo tempo o successivamente.
L'attivazione, quindi il bilancio sociale, richiede comunque l'attivazione di un processo di programmazione, valutazione e di confronto per definire a priori le politiche e per coinvolgere nello stesso processo cittadini, istituzioni, soggetti economici del territorio nel controllo sulla loro attuazione. Ecco, questo è il primo bilancio sociale che vi voglio proporre. Lo trovate, vedete, è stato scritto sopra il sito web Provincia di Torino, gov.it. Che cosa ha di particolare questo bilancio? Beh, intanto è un bilancio di 2 mandati, no? Quindi dal 95 al 2004 sono 9 anni. 2 mandati che hanno rappresentato beh, intanto c'è stato il passaggio dalla lira all'euro, c'è stata la programmazione delle Olimpiadi, no? Ma soprattutto l'ente in quegli anni ha adottato il sistema della pianificazione strategica, che poi è diventato obbligatorio, no? Con il nuovo ordinamento contabile che abbiamo oggi in uso. Allora non era obbligatorio. E pensate che è stato sintetizzato in 80 pagine, quindi anche la capacità di fare un documento che non sia di 500 fogli, perché altrimenti nessuno lo legge, è stato uno sforzo, direi, notevole, no? In questo documento le politiche realizzate e anche però diciamo, gli aspetti critici, no? Ovvero quello che non è stato possibile fare, sono stati sintetizzati in 5 macro obiettivi, che sono l'Europa come progetto e come futuro, le risorse per il futuro, rafforzare e diversificare l'economia, e qui dentro c'erano anche tutte le politiche giovanili, no? Il lavoro, la formazione, l'orientamento, l'innovazione, la creazione di impresa, attività e sostenibilità del territorio, quindi ambiente, fondamentalmente, sistema della mobilità, la coesione sociale e la qualità del convivere, sicurezza, solidarietà sociale, pari opportunità e poi in ultimo reinventare la provincia, no? E in effetti la provincia è stata reinventata perché è diventata città metropolitana, no? E ovviamente ognuno di questi macro obiettivi ha al suo interno degli obiettivi, no? Che sono poi sviluppati nelle pagine che seguono. Quindi anche qui c'è una rappresentazione dei dati economico-finanziari a livello di macro aggregato, dove è possibile capire dove sono finiti i soldi, insomma, come sono stati utilizzati. Vi invito, se avete voglia, lo trovate ancora sul sito. Poi un altro esempio che vi voglio portare è proprio anche questo, sempre questo era 2004, questo qui è del 2006, dove è stato un esperimento, anch'io vi ho partecipato, la rendicontazione sociale può essere integrata con gli aspetti di genere e ambientale. Cioè in pratica si è fatto un bilancio sociale che riguarda anche le politiche di genere e le politiche ambientali. Anche questo lo trovate sul sito Bilancio Sociale che integra le dimensioni di genere ambientale 2004-2005. Quindi è stato l'anno successivo, no? C'era anche un cambiamento di governance della provincia perché era cambiato il presidente, no? E anche questo è un'esperienza molto interessante, lo trovate a questo indirizzo web e spiega anche la metodologia applicata per la lettura trasversale di genere. Qui non si è adottato un capitolo, no? Le politiche di pari opportunità, ma si è data una lettura trasversale perché le politiche di pari opportunità riguardano tutta l'attività dell'ente, non soltanto, cioè non è diciamo, una nicchia, no? E la stessa cosa vale per le politiche ambientali, quindi metodologia applicata per la lettura trasversale ambientale. Quindi diciamo che c'è stato un lavoro di aggregazione e disaggregazione, no, di tutte le attività in modo da poterle ricondurre a questi due capitoli che rappresentano effettivamente
una novità. E poi bilancio sociale di fine mandato, anche qui lo trovate, qui trovate una sintesi, poi c'è una parte, questo qui è stato un pochino più, diciamo, più descritto, che ha alcune specificità. Come vi dicevo prima, quella di rispondere direttamente proprio con, diciamo, in termini di coerenza alle indicazioni, agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco. Ma un'ulteriore specificità è quella che abbiamo voluto evidenziare in questo bilancio, oltre alle risorse finanziarie dell'ente, anche le risorse, il valore delle risorse umane del volontariato. Chieri è una città che ha più di 100 organizzazioni, associazioni. E volontari che fanno di tutto, che supportano molto la città, no? E quindi abbiamo pensato nel bilancio sociale di fine mandato, visto che a questi volontari, a queste associazioni, il comune fornisce degli spazi per operare, no? Non soldi, soldi non ne ha mai dati, ma comunque ha messo in condizione queste associazioni di avere uno spazio per ritrovarsi con i volontari per fare dei progetti, per fare delle attività, no? Ovviamente tutti a beneficio della città. E quindi abbiamo valorizzato il lavoro, abbiamo calcolato un valore medio di, mi sembra di ricordare, di 9 euro all'ora del lavoro dei volontari e abbiamo aggiunto questo valore alle risorse del bilancio, no? Come valore aggiunto. Quindi vedete che ognuno di questi bilanci sociali ha una sua, diciamo, particolarità. Non so se volete fermarvi per fare delle domande, chiedo agli organizzatori e poi, insomma, possiamo continuare, ma siamo già abbastanza a buon punto. Pronto? Sì, grazie, grazie dottoressa Paschero. Allora, per ora non mi risultano domande, quindi se vuole proseguire ancora 10 Sì, minuti. va bene, va bene. Sì, qui avevo predisposto delle slide più descrittive sul bilancio di genere, perché poi ovviamente parliamo di bilancio sociale, ma c'è anche il bilancio di genere. Molte amministrazioni l'hanno fatto, anche la provincia di Torino, sì, mi pare di ricordare che è stato fatto anche alla Regione Piemonte. Ci sono parecchi esempi. Quindi diciamo che il bilancio di genere tende a cerca di valutare l'impatto delle politiche economiche sugli uomini e sulle donne in un'ottica di genere. Cioè, le politiche producono degli impatti diversi, no? Se io, ad esempio, scelgo di fare degli impianti sportivi, in genere quando si adottano queste decisioni, si pensa ai campi di calcio, no, eccetera. Però bisogna anche chiedersi che cosa serve, no? Cioè di andare a capire, diciamo, cosa serve per dare una risposta alle esigenze non solo di un genere, ma di tutti e due, no? E in effetti a volte ci si dimentica di valutare questo. E infatti le politiche economiche non sono neutrali. E quindi le scelte del governo locale o nazionale influiscono appunto in modo diverso su uomini e donne perché il potere sociale e anche il ruolo è diverso. E quindi serve, diciamo, soprattutto per questo. Quindi gli obiettivi sono quello di equità, quindi ridurre le disuguaglianze tra i cittadini, perché per ridurle, bisogna ridurre le disuguaglianze tra uomini e donne che tuttora esistono ancora. E pensate soltanto nelle pubbliche amministrazioni, no? Quanti sono quei sindaci che hanno deciso di nominare nella loro giunta metà assessori di donne e metà assessori uomini? Sono pochi. A Chieri, ad esempio, è stato fatto. Il sindaco su 10 eravamo 5 donne e 5 uomini, compreso il sindaco.
È giusto che sia così perché le donne hanno una visione diversa del mondo rispetto agli uomini e quindi anche nella pubblica amministrazione è importante che ci siano ed esprimano i loro pareri. E poi l'efficienza, quindi le nostre economie diciamo che si fondano su due sistemi, cioè quello che è alimentato dal lavoro retribuito. È quello che è fondato sul lavoro domestico e di cura che non è pagato e quest'ultimo è svolto quasi esclusivamente dalle donne, anche se devo dire che i giovani di oggi si danno un pochino più da fare rispetto ai giovani di ieri, no? Quindi mi sembra che oggi le coppie abbiano una distribuzione più equa degli impegni familiari. Quindi questi due sistemi concorrono a definire il nostro tenore di vita, quindi il lavoro retribuito e quello non retribuito. In genere quest'ultimo viene svolto dalle donne e quindi bisogna anche tenerne conto quando si fanno delle scelte politiche, no? Sentivo che proprio una delle ultime notizie che ho sentito nei telegiornali di questi giorni che moltissime donne hanno abbandonato il lavoro perché mancano le strutture per poter condurre una vita lavorativa insieme a quella familiare, no? E questo non è assolutamente giusto perché provoca una perdita anche di ricchezza nel nostro paese. Quindi è giusto nel definire le politiche che si tenga conto anche di queste esigenze. E poi, appunto, quello della trasparenza, che in democrazia bisogna che tutti siano consapevoli dei risultati delle scelte che hanno fatto gli amministratori. Quindi hanno avvantaggiato chi ne viene avvantaggiato, come si giustificano i costi di certi provvedimenti, quali sono i margini per scelte alternative, no? Quindi, come raggiungere questi obiettivi? Attraverso un'analisi e ristrutturazione delle entrate e delle spese all'interno dei programmi per assicurare che le priorità e le necessità delle donne siano considerate al pari di quelle degli uomini. Quindi è diciamo, un lavoro importante che esprime anche poi queste informazioni, no? Quindi efficacia, efficienza, risultati a favore di chi e costi a carico di chi, cioè chi paga i costi dell'efficienza. Qui sono gli strumenti da utilizzare, no? Che sono la valutazione del costo invisibile, ne abbiamo già parlato, la valutazione dei bisogni, la rilevazione dei benefici in termini di pari opportunità e poi la composizione delle spese. Avevo fatto un interessante lavoro al comune di Collegno, non c'era ancora il DUP, ma un tempo si parlava di piano generale di sviluppo, che era comunque un documento di programmazione, e nel definire le varie politiche avevamo indicato col simbolo del femminile tutte le politiche che impattavano, diciamo, prevalentemente sulla popolazione femminile rispetto alle altre. Quindi per cercare anche di capire, anche con un colpo d'occhio, no, da parte del lettore, che cosa veniva destinato in più alle donne. E poi il bilancio ambientale. Ecco, questo è fondamentale. L'esperienza svolta nel 2004, quindi stiamo 2004-2005 della provincia di Torino, stiamo parlando di 15 anni fa, si parlava già di sistemi che andassero a valutare quello che era la ricaduta di certe scelte sull'ambiente. E oggi è ancora più che mai importante per tutto quello che sta succedendo sul nostro pianeta, quindi sul riscaldamento e l'inquinamento, eccetera, no? Allora era stato fatto insieme al bilancio, diciamo, di 2 anni, 2004-2005, ed erano state prese in considerazione tutte le politiche. Quindi erano state classificate le politiche e le attività ambientali all'interno dei vari ambiti di contabilizzazione e rendicontazione,
erano stati coinvolti tutti gli attori interessati nella definizione degli obiettivi e delle priorità, quindi era stato costruito un percorso e anche adottati degli strumenti che potevano consentire di fare delle valutazioni, di monitorare l'andamento. E poi per quanto riguarda i conti monetari era stata riclassificata tutta la spesa ambientale dell'ente dei 2 anni dell'anno considerato. Quindi, e poi quindi conti monetari, conti fisici, no? Diciamo un percorso circolare, no? Che consentiva dalle politiche attività il coinvolgimento dei conti monetari e poi la definizione a rendiconto dei conti fisici. Quindi il bilancio ambientale permette di conoscere e discutere gli orientamenti dell'ente in tema di politiche di sostenibilità. Quindi, per riassumere, bilancio sociale, bilancio di genere, bilancio ambientale, che cosa ci dicono, no? Allora, capire gli orientamenti dell'ente, definire quelle che sono le politiche, valutarne la ricaduta, no? E anche correggere gli indirizzi. Quindi sono due aspetti che si integrano perfettamente in tutte le politiche che l'ente deve organizzare e deve realizzare. Anche ovviamente è uno strumento nelle mani dell'ente che valuta le scelte e le integra con gli indirizzi nazionali e internazionali in materia di ambiente. Io avrei finito la mia trattazione, nella mia slide c'è un numero di telefono che potete utilizzare, anche una mail, a cui sicuramente, magari alla mail rispondo sicuramente, diciamo sempre, a volte magari il telefono suona e l'ho trovato occupato, come può succedere adesso perché l'ho spento. Quindi potete raggiungermi. Spero di esservi stata utile e vi ringrazio per la vostra pazienza e il vostro ascolto. Grazie dottoressa Paschero per l'esposizione molto chiara. Per ora non abbiamo ancora domande. Io ricordo però il box domande, visto anche l'argomento complesso, potete porre domande senza timore. Ecco, volevo solo aggiungere questo. E volevo invece fare alcune domande che con lo staff abbiamo ritenuto potrebbero essere di interesse anche per i partecipanti. La prima domanda è questa: le funzioni del bilancio armonizzato, ad esempio quelle attinenti alle politiche giovanili, sono confrontabili tra comuni simili per dimensione e capacità? Allora, devono essere confrontabili perché il bilancio armonizzato prevede, è stato, diciamo, creato proprio per poter consolidare i conti della pubblica amministrazione. Quindi noi troviamo le stesse missioni nel bilancio dello Stato e anche nel bilancio dei piccoli comuni. Quindi sono confrontabili. L'unico limite è dato dal fatto che le politiche giovanili non sono una missione e un programma a sé stante, ma sono, diciamo, inglobate in quella che è la missione dello sport, no? Quindi, secondo me, è una visione un po' limitativa, delle politiche per i giovani, no? I giovani, no, diciamo, non devono, produrre attenzione solo per questi aspetti più ludici, no? Lo sport, eccetera, ma per una serie di politiche che sono assolutamente importanti, che vanno appunto dall'organizzazione della scuola, all'ambiente soprattutto e anche al lavoro. Ecco. Quindi diciamo che per andare pienamente a definire lo sforzo che viene fatto anche di natura economica per le politiche giovanili, si può utilizzare tranquillamente il bilancio sociale, quindi andare a raggruppare, no, tutte queste politiche che sono, diciamo, decentrate nelle varie missioni in un unico ambito per dare una visione complessiva del lavoro che l'amministrazione ha fatto o intende fare, insomma. Grazie. E allora ne approfitto e pongo un'altra domanda.
che può essere appunto magari di interesse proprio per giovani amministratori o di nuova nomina come i nostri partecipanti. Se appunto un giovane amministratore o una nuova nomina con delega alle politiche giovanili, un giovane amministratore si chiede come posso verificare che ci siano tutti gli strumenti per realizzare il programma? Esempio specifico, capitolo per le politiche giovanili senza dipendere da altri capitoli, esempio, politiche sociali, sport, eccetera. Allora, questa è una domanda pratica ed è importante perché appunto le competenze degli amministratori sono quelle di controllare che effettivamente le politiche vengano realizzate. Allora, è fondamentale che nel PEG, piano esecutivo di gestione delle performance, che è quell'anello di congiunzione che abbiamo visto tra il momento in cui gli amministratori decidono e il momento in cui le politiche si devono attuare, sia contenuto un capitolo con una dotazione finanziaria, stavo cercando il PEG, e soprattutto ci siano anche delle risorse umane che consentano di adottare quelle politiche. Quindi l'amministratore deve chiedere che venga inserito nel PEG uno specifico obiettivo per la realizzazione di quel programma dedicato ai giovani con risorse finanziarie, con risorse umane e anche con le dotazioni strumentali necessarie. L'evoluzione del PEG ha e soprattutto dare anche degli obiettivi gestionali ai funzionari che devono gestire questi progetti, no? E controllarne ovviamente l'esecuzione. Quindi il documento importantissimo è proprio il piano esecutivo di gestione. È chiaro questo aspetto? Volevo farvi vedere. Allora, aspettate, no? Era del backup. No. Vuole che le dia la possibilità di ricondividere lo schermo? Ecco. No, no, aspetti, lo faccio io. Ecco, si vede? Non Il PEG. ancora. Se Mostra vuole schermo. ricondividere. Perfetto. Vedete il PEG? Allora vediamo. Con questo documento che deve essere assunto dopo entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio, bisogna che definire gli obiettivi operativi alla struttura, quindi all'organizzazione dell'ente, assegnare le risorse finanziarie e umane che siano sufficienti a raggiungere questi obiettivi e ovviamente poi individuare anche gli indicatori di risultato. Quindi è fondamentale perché se non c'è nel PEG, la tecnostruttura non può fare nulla. Quindi il PEG non è solo un documento formale, è sostanziale. Ed è Fondamentale, grazie. fondamentale, perché altrimenti no, qualcuno dice no, ma io non, e no, il funzionario dice ma io non ho avuto risorse, non ho avuto personale, quindi non posso fare nulla, no? Ecco, invece bisogna dare queste risorse, è fondamentale che vengano assegnate. Bene, grazie. A questo punto io non vedo altre domande. Quindi ne approfitto per ringraziare la dottoressa Paschero per l'intervento di oggi. Chiedo gentilmente ai partecipanti di compilare il questionario di valutazione che troveranno alla fine dell'intervento di oggi. E vi ricordo che il prossimo incontro si terrà giovedì 2 luglio alle ore 18 con il dottor Gabriele Papa. Il tema sarà il piano di assetto idrogeologico e il piano di gestione del rischio alluvioni. E vi auguro una buona serata. Grazie per essere stati con noi. Grazie, Grazie, vi dottoressa. saluto e vi auguro buon lavoro. Grazie.